Eccoci, Ready to Rumble! Nuova puntata! Buongiorno a tutti, c'è anche qui Alex, come vedete. Buongiorno, buongiorno Jack, buongiorno a tutte e a tutti. Io parto con l'aneddoto, e l'aneddoto di pochi istanti fa. A ragazzi, avevo perso la scaletta. Avevo perso la scaletta, l'ho riscritta da zero in 20 Ah, ma secondi. Mi questo sono no. confrontato con Alex al volo e l'abbiamo sistemata subito. Questo non va detto, non va Ma il detto. bello della diretta fa Va bene, content. va bene. Allora fa content. Ma abbiamo trovato una Sì. scaletta così densa, in realtà, che avremmo potuto anche rimescolarla e faremo fatica a comprimerla, a zipparla, come si diceva una volta, in 45 minuti. Anche perché raddoppiamo i content, raddoppia la programmazione di Mix and Martial Arts su DAZN, perché di fatto ora avrete le telecronache in italiano non solo di UFC, ma anche di PFL, la Professional Fighters League, che ha debuttato, devo dire, con successo lo scorso fine settimana su DAZN, al momento in telecronaca io e Alessio Manzo di Chirico. Tra l'altro, un mesetto fa anche Jack aveva proprio inaugurato anche la Challenger Series come una Vero. sorta di inaugurazione, diciamo pre-inaugurazione. Adesso siamo entrati nel vivo, no, Jack? Ci sono le due leghe, cioè il lancio della Lega Europea, che è una grandissima novità, la vera grossa novità, e poi anche l'inizio della programmazione della regular season statunitense. So che ad alcuni adesso questo suonerà un po' strano perché PFL è un po' diversa da UFC come format, e quindi bisogna un po' adattarsi, però secondo me è una sfumatura diversa del mondo delle mixed martial arts. Però andiamo un po' con ordine, no, Jack? Sì, infatti stavo esattamente per dire la stessa cosa. Di PFL sicuramente parleremo tra pochissimo, appunto perché, come diceva Alex, c'è stato l'evento di PFL Europe sabato e arriva un altro evento importante, quello che apre la regular season sabato prossimo. Però lo scorso weekend c'è stato anche UFC, quindi Certo. partiamo un attimo da quello, giusto 5 minuti per parlare del main event magari, main event e magari dei match principali che ci sono stati. Certo. Cory Sandhagen torna ai vertici, beh, non proprio al vertice vertice, ma ai piani altissimi dei pesi gallo, battendo Marlon Chito Vera con una prestazione mega dominante, che ne dica un giudice? E qui apriamo anche il flame. Mannaggia. Allora, andiamo per ordine. Intanto la prestazione di Cory Sandhagen è stata esemplare. Il match in sé, devo dire, qualitativamente altissimo. Non avevo dubbi perché siamo dalle parti di due legittimi top 5 della divisione pesi gallo. Mi ripeto un po', però lo dico di continuo: divisione pesi gallo UFC è sinonimo di qualità. Se la UFC è la prima promotion al mondo, divisione pesi gallo, se dovessimo fare un ranking di tutte le divisioni di peso UFC, quali sono le più belle in assoluto, io personalmente credo che metterei la divisione pesi gallo tra i primissimi, forse al primo posto, forse insieme alla divisione pesi leggeri, proprio dove c'è tantissima qualità. Quindi quando tu hai due top 5 lì, sai che veramente hai dei top fighter mondiali. Prestazione meravigliosa di Sandhagen, intelligente, calibrata, eccetera. Marlon Chito Vera, intanto per me ha vinto comunque Marlon Chito Vera. Parto dalla fine, perché un atleta che perde il match, tranne che per un giudice, perché diciamoci la verità, quel verdetto lì, il terzo giudice che ha dato la vittoria a Vera, secondo me Era ubriaco. si è stupito lo stesso Vera, perché dice non ci sono scuse, non è colpa dei coach, non è colpa, ho perso perché questa sera non era serata, quindi si è preso le sue responsabilità. Quindi qualche demerito da parte di Vera c'è stato. Sandhagen è stato meraviglioso, ha dominato quasi, quasi sempre, insomma, ha saputo fare bene la sua strategia, è partito molto forte fin dall'inizio. Si sa che Vera è uno che parte sempre un po' lento e Sandhagen questo lo ha sfruttato molto bene, ha preso già un po' il vantaggio, poi quando ha visto che era in vantaggio ha amministrato un pochino, spingendo un po' meno e tornando poi a spingere nuovamente anche sul finale. Quindi niente da dire, la qualità c'è stata, il match magari poteva essere anche un po' più spettacolare per alcuni, ma tecnicamente parlando è stato bello, ecco. Quindi io personalmente mi sono divertito molto ed era importante divertirsi molto, dico anche proprio a livello personale. Io e Alessio Di Chirico arrivavamo da una doppia telecronaca, avevamo fatto anche la telecronaca di PFL, quindi quando siamo arrivati dopo circa 9 ore di telecronache, o hai un match che ti diverte o insomma te ne accorgi, e quello è stato un match bello, di È stato grande molto qualità. bello. È stato molto bello e io dico anche una cosa così al volo. Ragazzi, se non l'avete visto, recuperatelo, recuperate tutto l'evento, perché magari un evento che è passato un po' in sordina perché c'erano tanti eventi di fighting nel weekend su DAZN, quindi magari qualcuno più distratto si è scordato che c'era anche questa card UFC. Recuperatela, recuperatela
e vi faccio pure lo spoiler, guardatevi anche la dominazione di Holly Holm su Yana Santos e il mitico Nate Landry. Fan di Nate Landry, fa vedere il... sei anche tu su Life Training Nate Landry, perché lui si chiama The Train di nickname, no? Il treno. Sono salito sul treno anch'io. Allora, bisogna capire il personaggio, è il treno del personaggio. Esatto. Allora, bisogna capire. Allora, intanto io lo trovo molto divertente, poi porta a casa i bonus prestazione in questo caso, il Fight of the Night, quindi inoltre si sta giocando tutte le sue carte a livello di personaggio, cioè le interviste un po' così. Diciamo che le interviste di Nate Landwehr ti piacciono se ti piacciono anche le camicie di Jack Brunelli, ecco, diciamo che è così. Ah, questa era bella, questa era coltellata alle spalle, ma era bella, te la sei giocata bene, Dan. È così, è la verità. No, comunque, Nate Landwehr può piacere molto, no? Poi alcuni magari dicono, ma insomma, però si fa notare, ecco, questo intendevo dire, così come si notano le camicie di Jack Brunelli. È tutto molto vero, è tutto molto vero. Allora, io saluto anche gli amici che stanno collegando piano piano in chat. Alprazolam che dice dai, Stampella che ci saluta, Pietro, Alessandro, ragazzi, benvenuti e preparatevi, preparatevi che dopo facciamo un bel Q&A perché da un po' che non lo facciamo. Sì. Quindi abbiamo deciso io e Alex di lasciare tanto spazio alle vostre domande per, insomma, scambiarci opinioni, considerazioni su varie cose dell'MMA. Comunque, abbiamo parlato appunto della card UFC che c'è stata sabato e rifacciamo il passo indietro e quindi torniamo a parlare di PFL. Perché lo scorso weekend in PFL ha combattuto due italiani, sì. Riccardo Nosiglia e Valentina Scatizzi. Nosiglia purtroppo non è riuscito a vincere, ma ce l'ha fatta invece Valentina Scatizzi. Con sì. Una prestazione, ora chiederò a te Alex di approfondire, ma certo. Secondo me quasi più matura del suo livello di esperienza. Guarda, allora, sulla carta mettiamo in parallelo appunto i due italiani nella car, no? Avevamo Valentina Scatizzi che abbiamo avuto ospite qua a Ready to Rumble, quindi se volete conoscerla meglio intanto potete recuperare dopo questa live, ovviamente, anche la live precedente in cui ha parlato con noi. Sorella di Daniele Scatizzi, quindi famiglia, diciamo così, di atleti, di fighter, e l'attitudine si è vista subito dall'inizio, quindi l'attitudine nel match Valentina ce l'ha messa dal primo istante ed è partita molto bene, e questa è una buona cosa. Si è visto anche che Valentina si allena in un team eccellente in Europa, SBG Island, preparazione di John Kavanagh, la strategia c'era. La sua avversaria era un'avversaria ostica, molto più alta, leve molto più lunghe, Lizzie Jewers, olandese, ok? Con una fortissima base nel judo, pluridecorata nel judo, eccetera, quindi con anche un discreto hype. L'esperienza era più o meno similare, nel senso che Lizzie Jewers è un pochino più esperta rispetto a Valentina Scatizzi, ma insomma c'erano grosse incognite, perché da una parte c'era proprio l'hype dell'atleta olandese con un background forte nel judo, anche, cioè, anche visivamente dici beh, questa è fatta per le mixed martial arts. D'altra parte Valentina un po' più bassa, insomma la prestazione è stata proprio di grande cuore dall'inizio. Vero, vero. Però non solo cuore, anche strategia, cioè quando la Jewers ha cercato di mettere a segno il suo judo, Valentina ha fatto capire, e ce l'aveva anticipato qua nell'intervista, che non aveva paura, che veniva da una famiglia di judoka, perché il padre è insegnante di judo fin da quando era bambina, quindi forse la Jewers non aveva fatto tanti compiti su questa cosa qua, quindi si è trovata davanti un'avversaria che era ostica. Quindi il match è passato, secondo round, dopo il primo round, secondo me chiaramente vinto da Valentina, sia per controllo, azioni, lotta, tutto e per tutto, secondo round un po' più equilibrato, ma anche lì, striking, svantaggiata Valentina, perché più bassa, minore allungo, eppure riusciva a chiudere bene le distanze. E devo dire che, come hai detto tu giustamente, per il suo livello di esperienza, cioè parliamo di un atleta che ha disputato il suo terzo match da professionista e ha fatto due match da dilettante praticamente, non ci aspettavamo questo livello qua. Quindi devo dire veramente complimenti e mi ha stupito. Vado parallelamente con Nosiglia. Nosiglia era il più esperto, quindi ci aspettavamo oggettivamente qualcosina di più, questo va detto. Purtroppo è durato poco il match. Devo dire che era partito molto bene, infatti io e Di Chirico in telecronaca l'abbiamo detto, ed effettivamente se andate a vedere era partito molto bene nello striking. È entrato un fattore che magari non metti in conto, che è il fattore mento.
abbiamo spesso Marvin Vettori, diciamo, mento graniti con USC, l'ha salvato da tante situazioni. Ecco, non è stato questo il caso. Secondo me, purtroppo, il mento di Riccardo Nosiglia, forse perché anche altre battaglie, insomma, ci sono tanti, sai che quando si parla di mento nel fighting si cammina sui carboni ardenti, perché non sai mai realmente, non c'è un fondamento scientifico che ti dice questo mento tiene, quel mento non tiene, quindi è quel fattore che tu non sai, e purtroppo non ha tenuto, quindi è andato giù abbastanza velocemente. Un vero peccato, perché sembrava invece che fosse ben preparato e insomma è andata così. Quindi abbiamo fatto 1-1 con gli italiani in questo lancio di PFL Europe. Esatto. Se mi permetti velocemente, vai. Dico, l'esperimento europeo è bello, mi piace, saranno altri 3 appuntamenti, vanno avanti le qualificazioni, poi i playoff e poi le finali. Avremo anche altri italiani, altri 2 italiani, Maxim Radu che arriva da Torino e Francesco Nuzzi che arriva da Bari, in altre divisioni di peso, rispettivamente pesi leggeri e pesi gallo. Quindi ci sarà ancora modo di fare gli italiani, e in più abbiamo Valentina che va avanti. Poi non è detto che non si riveda in azione anche Riccardo Nosiglia, perché ci sono anche i match non di regular season. Cioè, questi match valevano per andare ai playoff. Però chi perde comunque potrebbe andare avanti in un match non, diciamo, fuori dalla stagione, però comunque dove puoi combattere, farti vedere, eventualmente rientrare poi nella prossima stagione, perché no? Assolutamente. Tu hai proprio citato la struttura di PFL Europe. Sì. Ricordiamo che c'è la stessa struttura, anche se un po' più elaborata, perché sì, sono più atleti, più classi di peso, eccetera, nella stagione vera e propria, la PFL regular season, diciamo quella mondiale. Esatto. Che inizia sabato 1 aprile, che commenterete, correggimi se sbaglio, proprio tu e Manzo Di Chirico nuovamente. Sì, e sì. Ragazzi, io lo dico, occhio al debutto di PFL, occhio al debutto di PFL nella regular season, perché è super interessante, a parte per il format appunto che si distingue da quello dell'MMA classico, perché è un format a torneo e chi vince su un milione di dollari, mica male. Sì, sì. Anche il torneo europeo sono 100.000, però vabbè, è chiaro che poi chi vince il torneo europeo va poi a far parte della regular season internazionale, esatto, diciamo. Esattamente. Però occhio anche al roster, ragazzi, perché nella card di sabato, che arriverà sabato, ci sono anche dei volti che conoscete bene. Sì. C'è Thiago Santos, Marreta, che combatte tra l'altro contro Rob Wilkinson, che è stato l'atleta che ha vinto il torneo PFL, esatto, lo scorso anno, quindi debutta subito in un match durissimo, Marreta, subito messo alla prova. C'è Marlon Moraes, pure lui, ha combattuto ai piani altissimi, mi pare ha avuto anche una title shot di in UFC. Certo. Quindi certo, insomma, sono nomi grossi, voglio dire. C'è Christoph Jotko, certo, che ha combattuto anche con Alena Medoschi ed è uscito da UFC tra l'altro con uno score buonissimo, anzi lasciato buonissimo, andare in modo discutibile. Sì, sì, sono d'accordo. E vale davvero la pena. Io sicuramente guarderò, sarò attaccato a vedere il debutto di PFL. Tanta hype. Guarda, tanta hype, i nomi sono validi, poi ci sono nomi nuovi, ci sono anche nomi magari minori USC che qualcuno però ha addocchiato e che secondo me USC magari ha lasciato andare via troppo velocemente, penso a Impact Sanganai, tanto per fare un nome che aveva anche un po' di hype intorno a sé, qualche sconfitta di troppo, ma si sa che a volte la USC è molto selettiva, no? Poi, infatti PFL è proprio un luogo perfetto per i nuovi prospect per emergere e per quei fighter che magari non si sono trovati d'accordo con i contratti USC, oppure erano un po' in fase calante, ma che ancora hanno da dire, che i fan vogliono ancora vedere. E devo dire che la card di PFL casca veramente a fagiolo, perché nel weekend in cui USC, questo prossimo weekend, rimane ferma, PFL si prende di fatto la scena con tanti ex USC, quindi è anche strategicamente una buona cosa, e noi come appassionati, che siamo golosi di questo sport, insomma, ci mancava il piatto, diciamo pure principale da USC, ma ci facciamo più che andare bene questo, ecco. Hai voglia. E ripeto un attimo le classi di peso di questa regular season di PFL. Sì. Sì. Sono i Piuma e i massimi leggeri, che combatteranno sabato appunto. Saranno poi i pesi massimi, i pesi Piuma femminile, i welter e i pesi leggeri. Dovrebbero essere queste 6, se non ho dimenticato nulla, le classi di peso di questa
stagione di PFL 2023. Vediamo, io vedo che anche in chat c'è un po' di attesa per PFL, perché leggo Umberto che dice: ottima trovata di PFL per eliminare la dipendenza dall'hype dei fighter. In PFL la protagonista è la Lega e non tanto i fighter. Abbastanza vero, secondo me, quello che dice Umberto. È un campionato vero e proprio, tant'è vero che, ricordiamolo, se tu vinci il match, cioè nella regular season, c'è proprio un tabellone come il campionato di calcio, parliamola così, ok, come la Serie A. Quindi se tu vinci, ok, vinci 3 punti e vai a mettere 3 punti nel calendario. Se tu però vinci al primo round per finalizzazione, sono altri 3 punti in realtà. Finalizzi al secondo round, sono 2, quindi fai 5 punti, cioè sono 6 se finalizzi e vinci al primo round, 5 al secondo, 4 al terzo, vinci ai punti, sono 3, pareggio è 1 punto. Quindi veramente sei spinto a vincere, e sei spinto a vincere prima del limite. Questo è un meccanismo bellissimo, perché poi alla fine, quando c'è il tabellone finale, finita la fase si va ai playoff e si vede chi ha fatto meglio, e poi ci sono le finali. Secondo me è bellissimo, perché il fighter, magari che non è una superstar, a livello meritocratico può diventare una superstar nel corso della stagione, perché tu incominci a dire: cavolo, questo finalizza, vince e tutto quanto, e incominci ad appassionarti. È un ottimo modo per lanciare nuovi nomi. Ottimo, ottimo. Stampella scrive: domanda per Jack e Alex, come vi sembra il livello di PFL? Beh, l'abbiamo già detto, molto molto buono. Il roster in questa stagione è veramente solido, ed è per quello che siamo curiosi. Perché... Allora, c'è da fare un distinguo, e bisogna essere molto molto onesti su questo. Allora, se parliamo del roster internazionale, regular season, il roster è eccellente, ok? È vero, non hai le super mega superstar che ha la USC. Ne hai alcuni emergenti e ne alcuni che comunque erano dei main eventer USC, ok? Adesso abbiamo citato Marreta, perché è uno dei più famosi, ha fatto tanti main event. Però è anche vero che, secondo me, ha maggiore attenzione sui prospect. A volte USC, prospect, alcuni vengono subito pompati dall'inizio per questioni di hype, alcuni magari anche, no, più per il personaggio che per il fighter. Qui invece hai il prospect che ha subito la possibilità di confrontarsi eventualmente con i migliori, e quindi è molto interessante per emergere. Io trovo che il livello sia buono. Per quanto riguarda invece la parte europea, oggettivamente, l'avete visto sabato, non è tutto dello stesso livello, però è anche vero che il progetto è di lungo termine, e quindi pian piano si sta dando la possibilità un po' a tutti. È chiaro che, se noi la vediamo da italiani, io sono molto contento che Valentina Scatizzi abbia vinto quel match, però magari se la guardo dall'estero, alcuni dicono: ma perché hanno dato la possibilità a questa italiana che non ha un grandissimo record? Quindi attenzione, perché poi la qualità è venuta fuori e quindi aveva avuto ragione PFL. Quindi attenzione a non valutare tanto gli atleti per il record che hanno, quanto per quello che vedete in questo caso. Poi PFL ha la gabbia a 10 lati, no? Quindi il decagono o smart cage, come... E anche le statistiche in tempo reale sullo schermo, infatti sì. Qua praticamente so che stiamo rubando un po' di tempo in realtà al prossimo UFC. Però ho io la domanda per te al volo, sì. Come ti sei trovato a commentare con le statistiche sullo schermo? Ti ha aiutato, secondo te? Cambia un po' la visione, e devo dire che all'inizio l'occhio è molto rapito da quei numeri. No? Perché comunque anche le statistiche USC, io devo dire, confesso una cosa, mentre faccio le telecronache USC, molto spesso tengo aperto sul computer le statistiche USC in tempo reale, ci butto un occhio ogni tanto, perché comunque ti danno l'idea. Anche USC fornisce le statistiche, però le fornisce sul suo sito di statistiche, non le fa vedere a schermo sempre. Averle sempre lì, ci butti l'occhio più spesso. E un pochino ti può condizionare. Ricordo sempre che i numeri raccontano solo una parte del match. Esatto. Poi è incredibile, perché scherzando io e Alessio Manzo di Chirico abbiamo scoperto che Alessio di Chirico ha sconfitto il sistema delle statistiche, perché lui contava invece le ginocchiate, e ci siamo resi conto non essere stati inseriti nella conta. Cioè braccia gambe, non c'erano le ginocchiate. Quindi i numeri vanno sempre presi un po' per ragionare, per giocare. Ecco, non fidiamoci solo dei numeri, fidiamoci di quello che vediamo nel fighting. Verissimo, verissimo. Quindi questo weekend non c'è UFC, ma c'è PFL con questo bel primo evento di regular season. Ma ad aprile, in realtà, calendario UFC
tornerà fitto, ragazzi. C'è Pereira, Desagna, UFC 287, la rivincita l'8 aprile. Wow, cioè quello proprio, chi si perde quello è un tonno. Hai detto bene, un tonnazzo. Chi si perde Pereira, Desagna, un tonnazzo. Vabbè, dissing sugli spettatori che si perdono UFC, ci sto. Poi c'è il 15 aprile, c'è Holloway contro Allen, che è un match pazzesco ed è la grande chance di Allen per, insomma, per imporsi come uno dei top dei pesi piuma contro Holloway, che è uno dei migliori pesi piuma di tutti i tempi, dietro giusto a Jose Aldo forse. E poi c'è Pavlovich contro Blades, pesi massimi, anche lì scontro per rimanere saldi nella top 5, magari nel caso di Pavlovich anche reclamare una chance titolata, Blades non lo so. E poi c'è Tsarukyan Moicano, che è un match bellissimo nei pesi leggeri, che secondo me ci diverte a manetta. E Alex, un'opinione al volo, magari sul main event che aspetti di più, anche se immagino che sia Pereira Adesanya 2, onestamente. Allora sì, Pereira Adesanya 2 per forza, cioè purtroppo... Allora scartiamolo, qui... qual è tanto Adesanya Pereira 2, ne parliamo a Ready to Rumble la prossima settimana. Quindi ma dai, guarda, ecco, allora lì, ecco, vedi che così si passa da risposta facilissima a risposta difficilissima, perché tutti gli altri, che sia Tsarukyan Moicano, che sia Pavlovich Blake, che sia Holloway, sì, Allen, sì, hanno grossi motivi di interesse, sono tutti degli ottimi main event, quindi secondo me nessuno di questi va perso, ma non lo dico per fare hype, proprio perché ci sono dei motivi ben specifici. Allora, Max Holloway di fatto è stato il numero 1 a 66 finché purtroppo non è arrivata la criptonite per lui di Volkanovski, no? E quindi per me è ancora l'uomo da battere, inutile che ci prendiamo troppo in giro. E Arnold Allen per me è uno dei nomi più esaltanti. Sarà che un po' sono condizionato dal fatto di aver conosciuto Arnold Allen quando ancora non era un fighter conosciuto, quando ancora non era in UFC, tantissimi anni fa, ed era un ragazzo molto tranquillo, molto a modo, molto gentile, che tra l'altro arrivò accompagnando gli altri atleti. Sapevo che era uno che si allenava probabilmente essendo all'angolo di altri atleti, però non pensavo fosse realmente, e devo dire la verità, quando uno incontra Arnold Allen, e questo ragazzino era molto giovane ai tempi, molto gentile, non pensi subito, cioè va contro un po' lo stereotipo del fighter, poi invece quando lo vedi in azione capisci che è un fighter veramente molto tosto, 100%. Mamma mia. Si è spostato dall'Inghilterra, diciamo che ha fatto un po' come ha fatto il nostro Marvin Vettori, no? Ha lasciato l'Inghilterra per trasferirsi in questo caso in Canada e andare ad allenarsi nel team di uno dei suoi idoli, cioè il suo idolo Georges St-Pierre, e quindi è andato alla Tristar Gym e quindi ha cominciato ad allenarsi lì ed è cresciuto tantissimo. Ora Arnold Allen è un atleta molto intelligente che calibra molto le cose e all'occorrenza, l'abbiamo visto nel match con Dan Hooker, diventa anche un finalizzatore molto pericoloso. Quindi devo dire la verità, questo Holloway che può essere un po' crisi di identità, perché Holloway sembra avere un senso nella divisione con la cintura da campione, no? Altrimenti sembra essere bella questa. Oh, questa mi è piaciuta un sacco, bello. Ti è piaciuta questa? Sembra quasi che ho studiato, cavolo. No, vabbè. E quindi, capito, Allen è lì sostanzialmente per prendersi un po' di quell'aurea di Holloway, che è quello che sta dietro a Volkanovski. Poi adesso Volkanovski bisognerà capire anche cosa vorrà fare, perché in questo momento peraltro abbiamo un campione ad interim che tendo addirittura a non citare, Yair Rodriguez. Non me ne vogliono i fan di Yair Rodriguez, il Pantera per me è fortissimo. Esatto, ha perso con Holloway, quindi per me questo match qua tra Arnold Allen, e lo dico convinto, questo match tra Arnold Allen e Max Holloway per me ha più valore del titolo ad interim che si è disputato tra Rodriguez e Emmett. Ci sta. Non me ne voglia nessuno, però secondo me qui i valori assoluti sono superiori. Questo ci è. Sta. Secondo me non fa una piega. Come, quindi come chi vince questo match qua, Rodriguez, ok, bisognerà passare poi da questi due. Quindi per me è fantastico. Pavlovich Blades. Blades sappiamo chi è un forte lottatore che sta nei massi. Pavlovich è una delle grosse rivelazioni dei massimi. Quindi questo è il test definitivo. Ne abbiamo già visti un paio, li ha superati tutti brillantemente Pavlovich, no? Se mi supera anche Blades, io dico, va bene che la UFC vuole fare John Jones contro Stipe Miocic, ma poi datemi anche Jones contro Pavlovich, why not? Assolutamente. Capito? Assolutamente. E Tsarukyan Moicano, vabbè dai, è una delizia per i fan hardcore, io lo direi così. Sì, bravo, vero. Moicano wants money, e noi invece vogliamo domande. Dai. Scatta adesso il momento super Q&A, e da tante puntate che purtroppo, per fortuna forse, c'erano tanti argomentoni super importanti,
e quindi abbiamo magari un po' tralasciato la chat ultimamente. Oggi invece è il giorno in cui torniamo ad abbracciarvi virtualmente. Fateci tutte le domande che volete adesso, scrivetele. Ce n'è già una in realtà, ce n'è già una, che riguarda anzi PFL. Allora, Cristiano, domanda. Perché alcuni fighter quando da UFC vanno in PFL si concedono di salire di categoria di peso? Alcuni salgono anche di due categorie da subito. Questa però è una domanda difficilissima. Cioè, perché i fighter quando la USPFL si concedono di salire di categoria di peso alcuni? Ma probabilmente perché con la formula della stagione sanno già che combatteranno probabilmente un po' più spesso. E quindi combattendo un po' più spesso cerchi di centellinare i tagli del peso. Perché questo di fatto avviene. Con la formula stagione tu sai già che comunque dovrai fare i conti con tot match in un anno. È vero. Con UFC non è detto. Arrivati a un certo status magari combatti una volta all'anno, quindi ti puoi permettere il taglio del peso pesante. Soprattutto se ci sono degli atleti che sono dei veterani UFC, gli anni avanzano. Quindi di solito quando uno va avanti con gli anni, a meno che non sei Jose Aldo che ha fatto l'inverso, caso, cioè di solito avviene, diciamo che si tagliano meno chili, non più chili, quando vai avanti con l'età. Quindi hanno già questa cosa qua. In più si combatte più spesso, quindi disidratarsi troppo spesso può diventare un problema e credo che il motivo sia questo qui. Logico, diciamo. Poi magari ognuno, poi attenzione, generalizzo perché questo è logico, ma poi magari ognuno ha le sue motivazioni, Assolutamente, assolutamente. Pietro chiede quando commenterete assieme una card. Ma poi noi, ormai anche adesso, anche adesso noi lanciamo, lanciamo lì questa cosa, no? Chi vuole ascoltare? Ma magari, chi lo sa. Torniamo a altra domanda su PFL. Oh, mi piace questa cosa comunque. C'è curiosità per PFL. Sì. Alessandro chiede: se un vincitore di un match si infortuna, come funziona poi il matchmaking di PFL? Te lo dico subito, Alessandro, il fighter viene sostituito da un altro, quindi purtroppo chi si fa male e quindi è costretto a saltare il match dopo della stagione la paga cara. Viene proprio sostituito e il fighter che lo sostituisce poi resta nel tabellone. Sì. Quindi è anche una questione un po' di fortuna, mi viene da dire, perché in questo sport gli infortuni piccoli o grossi, speriamo sempre piccoli, però sono dietro l'angolo, sai, sport durissimo, quindi... Però a meno che... Allora, PFL fa di tutto chiaramente per far sì che non ci siano infortuni accidentali durante i match. Perché dico questa cosa e la sottolineo? Perché il regolamento PFL toglie i colpi di gomito. Vero. Che provocano tagli molto facilmente. Ad alcuni questa cosa piace, ad altri non piace. A me personalmente piace e devo dire che durante la telecronaca con Manzo è stato bello per me vedere che anche Manzo apprezzava questa cosa, perché le soluzioni tecniche vengono a cambiare di un po'. Quindi tu hai delle soluzioni tecniche dove un fighter che sta subendo ad esempio un ground and pound dalla full mount, sarebbe molto facile magari fare danni per il fighter che è in posizione dominante, fare danni con colpi di gomito molto stretti, non li può utilizzare, quindi è costretto ad alzare la postura e andare a scaricare colpi coi pugni. Scaricando colpi coi pugni lascia spazi, quindi è più facile vedere un ribaltamento. Quindi si creano delle situazioni, secondo me, interessanti di scambio. È chiaro che quando cambi un dettaglio del regolamento può cambiare effettivamente l'andamento di un match. Questo è. Assolutamente. Quindi sicuramente cambia, però chiaramente questo perché lo fa PFL, perché la formula appunto torneo non permetterebbe ferite profonde alla fronte che magari hanno dei tempi di guarigione molto lunghi, non tanto perché non arrivi al prossimo match, perché dopo non riesci a fare il camp di allenamento per il prossimo match e allora devono per forza cercare di minimizzare gli infortuni. Qualcosa viene fatto insomma in questo senso, quel poco che si può fare, ecco. Certo, chiaro, chiaro, coi limiti. Poi è combattimento, cioè. Sì. Chiaro, chiaro. Feric, mi potete salutare? Ti salutiamo, Feric. Ciao, Feric. Poi NTRS chiede: secondo voi è migliore la box di Yanez o quella di Jack della Maddalena? Qua scegliere, però. Cioè, che ci domandona metti, pazzesca. Ci metti all'angolo e scarichi una combinazione, qua. Allora, questa è tosta. Bisognerebbe mettersi lì e fare un'analisi molto, molto. Allora, io li adoro tutte e due. Dico la verità, tra i nomi nuovi emergenti mi piacciono entrambi. Ho un po' più di favore per Yanez,
perché essendo una divisione di peso inferiore, secondo me si vede ancora di più la velocità, la tecnica. Maddalena è più potente. Comunque lavorano tutte e due molto bene, come si dice, no? Sopra e sotto con i colpi. Cioè, si vede proprio che hanno una matrice pugilistica. Beh, è bello vedere questa pulizia tecnica del pugilato che entra nelle mixed martial sempre di più. Noi tra l'altro siamo stati un po' precursori in questo, perché un tale Alessio Sacara, che entrò in UFC nel 2005, è stato uno dei primi a portare una certa pulizia stilistica della box nel mondo, diciamo, di alto livello delle mixed martial arts. E adesso è bello vedere che sempre più atleti stanno facendo questa cosa, che sanno lavorare alla media distanza, alla corta distanza, e quindi diventano, anche per chi segue soltanto la box, adesso poi dopo ci sarà la seconda parte con anche Nicolò Pavesi e si parla di box, secondo me anche chi segue la box oggi può apprezzare alcuni di questi atleti un po' di più rispetto a quando avevi soltanto il lottatore che ti dava gli overhand, no? Che appunto diciamo l'appassionato di pugilato lo trovava molto limitante vedere quel tipo di strike. Oggi vedere questi scambi anche un po' prolungati è molto carino, vedere lavoro al fegato. E quindi Yanez e della Maddalena, però cos'è che diceva, qual è quello migliore? Io sì, sto un po' con Yanez, ma più per gusto personale, diciamoci la verità. Ok, io dai, allora per par condicio io dico Jack della Maddalena, poi Jack Brunelli, Jack della Maddalena, ci sta. Cioè, è un cugino praticamente. Ci no, sta. A me piace tanto il lavoro al corpo della Maddalena, poi lo fa anche Yanez. Lo fa anche Yanez. Mi piacciono tanto i movimenti che fa della Maddalena quando va al corpo. No, è meraviglioso. Infatti, sai cos'è? Che sono anche due classi di peso diverse, quindi dipende anche cosa apprezzi un po' di più. Vero. Maddalena c'ha un po' più di potenza, Yanez c'ha più volume, c'ha più velocità, ecco. E più veloce. Sì, assolutamente. Tutto vero. Australia domani, domanda: quali sono i vostri tre nomi PFL che avrebbero più titolo per salire in UFC? Quindi intendi, immagino, i tre nomi di PFL che avrebbero maggiori speranze in UFC, magari di arrivare ad alti livelli, credo tu intenda. Beh, io non ne dico tre, ne dico uno, anche se ha perso una volta, Kyla Harrison. Io credo che Kyla Harrison sia quella che in realtà era destinata proprio a questo, secondo me. Secondo me era già... Sì, tutto. Anche se avendo perso... Io onestamente, cioè secondo me ce ne sono tanti. Guarda, anche soltanto guardando la card dello scorso, fine settimana. Cioè se prendi questa Dakota Diciva, atleta inglese, che ha fatto una vittoria meravigliosa, che ha una base molto forte nella Muay Thai, ma che si è completata, ha 24 anni. Perché poi i parametri per entrare in UFC, cioè se incominciamo a parlare solo di meritocrazia, allora dobbiamo metterci qua e incominciare a pensare, ok, questo atleta è più forte di quest'altro, cioè non ne usciamo più, no? Sono discussioni anche un po', alla fine un po' noiose. UFC ha tanti parametri. Quindi secondo me, ad esempio, Dakota diceva al volto giusto, la comunicazione giusta, la storia personale giusta con la madre che gli ha insegnato da campionessa anche lei di varie discipline, karate, via dicendo. Se la prendeva USC, 24 anni, la chiamava, metteva The Future come Macy Barber e la promuovevano subito. Invece PFL se la gioca con un po' più di tranquillità. Quindi secondo me PFL è già piena di talenti giovani che sono pronti per la USC. Possiamo dire lo stesso anche di Simon Powell, che abbiamo visto, Massimo Leggero, verrebbero lanciati subito. Preferiscono fare questo percorso più tranquillo, quindi secondo me ce ne sono tanti. E adesso fare tre nomi onestamente richiederebbe un ragionamento molto certosino, ovviamente ci lì e spuntarli, quindi ci perdonerà Australia domani se non li facciamo, però ce ne sono tanti. Sì, cioè, per rimanere sulla card, diciamo, anche solo europea, questi sono europei, già mi verrebbe da dire questi due, perché comunque evidentemente sono forti, però vedremo, hai capito? Poi ci sarebbe anche il discorso da fare sugli ex USC, che allora, cioè alcuni secondo me non dovevano essere stati lasciati andare dalla USC, quindi godiamo del fatto che sono in PFL, però potevano stare tranquillamente lì. Non è che non meritassero più di stare in USC, è che ci sono altre dinamiche ormai. Esatto, l'hai detto. Solo col valore assoluto, hanno a che vedere anche con il valore promozionale. Oggi probabilmente un Thiago Marreta Santos non rientra più tanto nelle possibilità promozionali del matchmaking USC, quindi costando molto come atleta non ha trovato più sbocco, però in realtà non è che improvvisamente è passato da un top 5 a un brocco, non è così, ecco.
Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Pietro dice Valentina Scatizzi in UFC, magari, però andiamo con calma, andiamo con calma. Ha fatto il terzo match pro, pianino, pianino. Lasciamo, non mettiamo fretta, non mettiamo fretta agli atleti italiani, agli atleti in generale. Lasciamoli crescere, fargli fare il loro percorso, perché ragazzi, cioè, comunque UFC, lo diciamo spesso, no? È l'NBA, è il GOTA in questo momento delle arti marziali miste, ecco, cioè bisogna arrivare lì maturi, se no cosa serve arrivare lì se poi no, non sei pronto per quel momento? Hai detto molto bene, bisogna arrivare al momento giusto, e nel caso specifico di Valentina Scatizzi, che ci ha dato una bellissima speranza, perché effettivamente stiamo vedendo un nuovo talento giovane di cui poter parlare, da tifare e via dicendo. Poi lei è anche molto simpatica, abbiamo visto nell'intervista, ha le stesse caratteristiche di simpatia del fratello Daniele, bello vedere che in quella famiglia sono tutti così solari, così simpatici, vero, no? Vero. Quindi ci piace, però oggettivamente oggi se mi dicessi affronta Dakota diceva nel prossimo match, io sarei un attimino preoccupato, perché effettivamente di là abbiamo già un percorso di maturità diverso, anche se è più giovane, Valentina è iniziato dopo. E quindi preferirei ci fosse un passaggio, no? C'è un po' questa voglia sempre di bruciare le tappe, non è detto che porti sempre benissimo bruciare le tappe. Vero, molto vero, molto vero. Matteotto ha una domanda anche abbastanza scomoda. Opinioni su Vettori e la rissa in cui è stato coinvolto. Allora, prima di tutto devo dare un contesto a tutto ciò, cioè sì, per spiegare a cosa si riferisce sì, Matteotto. Sì. Alla Milano Boxing Night, che c'è stata venerdì all'Allianz Cloud di Milano, è scoppiato un parapiglia tra il pubblico e praticamente in mezzo a questo parapiglia c'è rimasto coinvolto anche Marin Vettori, che ha colpito Ion, mi pare si chiami, comunque Ion si chiama, sì. Questo individuo, diciamo che il suo nickname è Ion, perché qui parliamo di personaggi immaginari da un certo punto di vista, no? Perché poi ognuno ha un nome all'anagrafe ben diverso, comunque va bene. Esatto, il nome d'arte Ion. Sappiamo che Marvin Vettori è Marvin Vettori anche all'anagrafe, tutti gli altri protagonisti hanno nomi più o meno fittizi. Esatto. Questo Ion, appunto, è stato aggredito a Tony F e anche Marin Vettori, insomma, ha colpito Ion con alcuni colpi, ecco, nella colluttazione. Opinioni, se vuoi Alex parto io. Sì, prego. Non c'è molto da dire, cioè bisogna semplicemente condannare nella maniera più assoluta questo gesto, perché non rappresenta ciò che noi amiamo e ciò che noi vogliamo vedere da un professionista di quel calibro come Marin Vettori, quindi io personalmente ritengo che abbia fatto un grossissimo errore, una grossa sciocchezza, e spero che, insomma, riflettendoci sopra, Marvin possa rendere conto dell'errore che ha fatto. Ecco, e passo la palla a te. Ma io mi accodo sostanzialmente alle tue parole. Ci piace raccontare lo sport ed è quello che facciamo professionalmente, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, e ci piace quando gli atleti fanno parlare l'attività sportiva agonistica. Quando, ai noi, diventano protagonisti di fatti magari non proprio edificanti fuori, lasciamo un po' che siano le cronache o eventualmente chi si occupa maggiormente di gossip a parlarne. Spiace tantissimo, sono d'accordo con te, è chiaramente un errore, i filmati sono lì, li abbiamo visti. Speriamo si possa voltare pagina velocemente, e sarebbe, aggiungo soltanto una cosa, mi piacerebbe molto, avendo narrato tanti match di Marvin, ho seguito molto la sua carriera da vicino, che ci fosse un minimo di spiegazione a quello che abbiamo visto, perché in questo momento tanti, me compreso, ci stiamo chiedendo che cosa sia realmente accaduto, perché c'è questo momento in cui non lo riconosciamo. Ecco, il Marvin Vettori che conosciamo è diverso da quel Marvin Vettori. Tutti possono sbagliare nella vita e quindi può capitare. Si chiede scusa, si volta pagina e si va avanti. Questo era il mio punto di vista. Tutto direi, sono perfettamente d'accordo. Fortunatamente, insomma, non è successo nulla di grave, ora di là di tutto, no? Poteva succedere qualcosa, perché il problema è qual è? È che la violenza, gli sport che noi raccontiamo fanno vedere dei combattimenti, che sia la box, che siano le mixed martial arts, quindi c'è una violenza visiva. Ma il mondo sportivo che noi raccontiamo è un mondo sportivo che spesso salva dalla violenza di strada, ok? I pugili entrano nelle palestre di pugilato a volte per sfuggire a una vita potenzialmente difficile. Quindi
è chiaro che quella cosa lì non c'entra niente. Tra l'altro la Boxing Night, poi magari ne parlerete dopo, è stata molto bella, di grandissima qualità, esatto. Quindi questo episodio è un po' sporcato, quindi per quello che secondo me tutti i protagonisti dovrebbero un attimo fare un paio di passi indietro e scusarsi, ecco. Tutto verissimo, verissimo. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi sotto con le domande, perché se no non riusciamo a rispondervi. Allora, Angelo chiede se lo salutiamo. Angelo, un saluto. Angelo, ehi. Poi Ale C chiede: prediction Adesanya Pereira 2, che game plan userà Izzy? Posso, aspetta, prima intervengo. Allora, Ale, io ti voglio bene, ti ringrazio per questa domanda. Però hai scritto gameplay, non è gameplay. No, no, ti prego. Gameplay. Allora, gameplay va bene per la PlayStation. Esatto. Magari è correttore automatico, ti ho scritto gameplay, però ecco, lo dico per tutti, perché tanti sbagliano, dico gameplay. No, è game plan, perché è la strategia. Esatto. Comunque, prediction Adesanya Pereira 2, che game plan userà Izzy? Prego, Alex. Allora. Queste sono le solite domande. Allora, la volta scorsa, da quello che abbiamo visto, in realtà non era del tutto sbagliato il match. Io personalmente non credo che stesse perdendo il match a Adesanya, quindi non è che deve cambiare molto rispetto a quello che abbiamo visto la volta scorsa. Devo dire che c'è stato anche un momento in cui, sebbene in modo un po' goffo, nella lotta mi sembrava che avesse un pochino la meglio. Quindi potrebbe continuare ad andare su quella strada, cioè fare veramente mix e martial arts, non portarla tutto sul fronte dello striking, perché forse sul fronte dello striking alla fine Pereira è un po' più potente, quindi rischia di fare un pochino più male, e quindi magari è bene che mixi un po' di più, visto che Adesanya ha più esperienza su quel fronte. Quindi io farei valere la maggiore esperienza, cercare i punti forti. Poi è chiaro che da fan di questo sport, da quello che abbiamo visto, la lotta che abbiamo visto da parte di Adesanya non era tra le migliori al mondo, però sembrava che potesse anche funzionare. Quindi secondo me dovrebbe fare più o meno quello che ha già fatto, evitando il più possibile gli scambi a viso aperto con Pereira, perché lì secondo me rischia di farsi un pochino male. Quindi questo, niente di rivoluzionario. Sono abbastanza d'accordo con te, sia sul fatto che l'altra volta Adesanya stava comunque facendo bene, e anche secondo me non stava perdendo quel combattimento, e d'accordo anche sul fatto che mescolare di più comunque col wrestling, col grappling, va bene, per quanto non sia magari di livello tecnico eccelso, funziona e può funzionare. L'altra volta, per un certo frangente del combattimento, quel cambio di livello ha funzionato, quindi può essere una moneta su cui puntare, ecco, da lanciare nella fontana all'indietro. Esatto, poi magari molti diranno, ma no, ma dobbiamo vedere la lotta tra, cioè non è stato l'apice del combattimento. Vogliamo vedere i kickboxer, lo so, però allora fanno una rivincita della kickboxing, siamo a posto, nel senso. Invece che adesso un mix è martial arts, quindi ragazzi. Ci sta anche quello. C'è anche tutto l'altro. Cioè io credo che Adesanya, per capirci, deve essere molto molto più pragmatico, fare quello che lui sa fare meglio, essere più elusivo, entrare e uscire con i colpi, mescolare, cercare, non deve portarla sul confronto, diciamo, di potenza e di sconto prolungato dinamico, perché lì rischia di finire come la volta scorsa. Sono d'accordo. Ultime due domande, allora dobbiamo rispondere abbastanza al volo. Vai. Può essere considerato l'erede di Cowboy Cerrone? Perché i lottatori, mette tra virgolette, ignoranti, sono così sottovalutati? Beh, però sulla domanda ti rispondo io. Vai. Sono, tra virgolette, ignoranti. Quindi, ragazzi, nel combattimento serve anche l'intelligenza, serve una strategia ben pianificata, serve capire quando esporsi, quando prendersi il rischio e quando no. Quindi sei sottovalutato, perché magari perdi dei match che potresti vincere. A me il primo che mi viene in mente su questo aspetto è Michael Chandler, anche se non siamo sullo stesso livello di Barbarina, ma siamo un po' più in alto. Certo, siamo un po' più alto. Però io aggiungerei solo una cosa proprio velocissimo. Non li chiamerei ignoranti, perché magari suona pure un po' male. Li chiamerei atleti che... Showman, un attimo. Showman. Esatto, bravo. Privilegiano il fatto di dare spettacolo. Quindi effettivamente quando tu decidi di dare spettacolo nella tua carriera, sacrifichi la strategia. Ed è un prezzo da pagare, magari prendi più bonus prestazione, magari accumuli tanti fan, però è più difficile che tu riesca a fare poi una carriera solida in termini di risultati. L'abbiamo visto con i Diego Sanchez, l'abbiamo visto con i Clay Guida, e quando Clay Guida ha cominciato a vincere match c'è stato un momento in cui cominciava sempre a perdere, poi è tornato a vincere diventando molto pragmatico, facendo le cosine giuste, utilizzando la lotta. Barbarina fa parte di quella categoria lì, dei Matt Brown, che per carità, secondo me nel grande spettacolo UFC stanno benissimo. È difficile immaginarli poi campioni del mondo, ecco. Sì,
Io comunque ti dico, no, per me Barbarina non è l'erede di Cowboy Cerrone. Siamo sullo stesso filo come tipo di immagine, magari, cioè che danno show, che combattono sempre più o meno contro chiunque, ovunque. Però per me Cowboy è Cowboy, cioè... Sono d'accordo. Era qualcosa, è qualcosa che è rimasto molto di più, e infatti secondo me c'è un motivo se è stato inserito nella Hall of Fame senza che abbia vinto titoli Donald Cerrone. E ci sarebbe un grosso dibattito su questo. Infatti, magari ne parleremo. Hall of Famer senza titoli è una cosa che si potrebbe aprire un dibattito infinito. Magari un giorno ne parliamo. Esatto. Ultima domanda, perché abbiamo l'ultimo minuto. Vai. Luca che chiede: Raul Rosas Jr. nella main card di UFC 287 al posto di Curtis contro Gastelum o di Joe Pfeiffer, è una brutta scelta o è giusto per spingere il ragazzo? Questa è una bella domanda. Allora, secondo me sì, è una bella domanda, Luca, giusto? Allora, è una bella domanda. È chiaro che a me piace quando la UFC spinge anche qualche volto nuovo, qualche giovane. La storia di Rosa Junior è molto particolare, quindi so che può colpire l'immaginario di tanti. Non dimentichiamoci il fatto che è messicano, e in questo momento UFC sta spingendo fortissimo sui fighter messicani, perché comunque Gael Rodriguez, ok, il titolo che vale di meno, però Alexa Grasso, insomma, tu hai Brandon Moreno, ovviamente hai tre campioni messicani, volente o nolente, hai questo ragazzo che sta emergendo, la UFC vuole fare tanto business in Messico, e allora spinge l'ennesimo messicano, il più giovane della storia della UFC. Lo meritavano di più gli altri? Allora, per quanto riguarda Joe Pfeiffer, secondo me siamo dalle stesse parti. Curtis Gastelum è un match molto solido, però alla fine cosa ti sposta? Quindi secondo me la scelta tutto sommato è giusta. Anche per me ci sta. E poi un test per vedere se il ragazzo, sì. Ok, magari non il ragazzo, però se Raul Rosas Jr. riuscirà a reggere la pressione del momento, in comunque una cornice grossissima e con tutti gli occhi appunto puntati addosso, come un fighter combatte in main card può avere. Quindi ci può stare, un buon test psicologico. Sono le 15:46, quindi vi ringraziamo per le domande in chat per questa parte MMA, e io Alex ringrazio te per avermi fatto compagnia anche, grazie a te, anche grazie oggi a voi. È stato figo rispondere a tutte queste domande che ci hanno fatto, devo dire, e inizio a dare il benvenuto a Nicolò Pavesi, così ti saluta. Aspetta, esatto, così lo saluto calorosamente. E porta il microfono, eccolo. Ah, si porta il microfono da casa? Guarda, Bigini porta. Mette le cuffie. Vai con le cuffie. Quanta carta che sprechi, Nicolò. Hai ragione, purtroppo. Carta e penna. Miglioriamo. Alex, ciao. Hey. Grande Nick. Ciao ragazzi, buon divertimento, adesso vi guardo. Va bene, dai, grazie perfetto. Alex, un saluto, ciao, guardia alta. Allora ragazzi, eccolo, ciao qua Nick reduce dalla Milano Boxing Night. Si è scatenato di tutto, la voce dietro di me a un certo punto. Ne parlavamo giusto poco fa perché ci hanno chiesto un'opinione nella chat, ma siamo qui per parlare dei match che ci sono stati sul ring, che sono stati fighissimi. Sì, cavolo, bello. Cioè, è un titolo italiano. Beh, che è rimasto credo già nella storia, e Zucco che vince al main event contro, allora, Brown. Cosa ti avevo detto io sul titolo italiano? Ho detto quello è il match della serata già prima, perché io li conoscevo, soprattutto Mazzon, che non era tanto conosciuto prima del match, però ero sicuro che avrebbe fatto un grande incontro. Sicuramente il match più bello della serata, pazzesco, magari dopo ci torniamo due minuti, però su Zucco ti dico subito che sì, che mi è piaciuto e che secondo me adesso non è più un prospect, è un pugile giovane però già al tempo stesso abbastanza maturo, con ancora tanti margini di miglioramento. Quindi secondo me ci sono state tante cose buone, alcune invece da rivedere, però nel complesso secondo me la materia prima c'è. Sono d'accordo, mi ha convinto anche a me. Io ho visto una prestazione matura di Ivan Zucco. Poi ne parlavamo con lui, no? In attività di un anno, domande, incognite, come si presenterà, eccetera. Beh, è stato in grande spolvero. Poi Brown, l'avete detto anche voi in telecronaca, pugile scomodo e furbo, come ha detto Alec. Bravino davvero, sì. Quindi, insomma, non era proprio scontata una vittoria così, così dominante. Per me ha vinto comodamente, con qualche magari... Un paio di round aperti, sì, però sì. Però ha vinto comunque in modo largo, in modo chiarissimo. Sì, il tema era, che ci eravamo posti, è capire se è lui
il futuro della box italiana. Io il volto del futuro, io ho fatto un sondaggio ieri sul mio Instagram. Ho votato anch'io. Ah, ok, non ho visto cosa hai votato, però alla fine era proprio 50 sì, 50 no. Era, non so quando hai votato tu com'era, però alla fine del sondaggio era proprio super equilibrato. C'era molto equilibrio anche quando ho votato io. E io dico che in questo momento sì, forse è il prospect migliore su cui possiamo contare in questo momento. Ma è un prospect? Già, io sono un po' una via di mezzo. Infatti, ecco. Tu hai detto non è più un prospect. Io lo vedo ancora un pochino come prospect perché magari anagraficamente no. 27 anni, magari tu sei un prospect fino ai 23-24. Quindi come percorso, dici tu? Sì, sì, perché come dicevi, vedo ancora margini di miglioramento grossi su Ivan Zucco. In questo momento io non vedo un pugile che può vincere un titolo mondiale in Ivan Zucco. Oggi vedo già un pugile che può togliersi le soddisfazioni internazionali, e penso ad esempio all'europeo, a comunque match di quel livello lì. Ma il mondiale, cioè lì devi essere un mostro sacro, poi lavorando tanto con anche delle scelte giuste, dopo tutto è possibile, però oggi il livello mondiale è, rispetto al match con Brown, secondo me è 2 o 3 gradini più su, cioè esatto. c'è ancora tanto da fare. Quindi obiettivamente è quello che intendevo, lo vedo come prospect nell'ambito del percorso che poi sarebbe finalizzato appunto al grande sogno. Lui poi il suo sogno ha detto combattere in America, è vero. Che sia così, e devo dire che negli ultimi anni è cresciuto tanto. A me per esempio quello che è piaciuto del match di Zucco è forse è stato un po' meno appariscente per chi l'ha visto, perché deve avere un filo l'occhio, però a livello difensivo ha fatto 4-5 schivate bellissime, e lui non le aveva mai fatte, cioè in difesa era buono ma un po' scolastico, invece l'ho visto molto più sciolto, l'ho visto uscire dai colpi bene quando Brown attaccava, quindi non spesso, però in 3 o 4 occasioni davvero cose di fino. In avanti mi è piaciuto l'atteggiamento, perché ha sempre provato a costruire lui il match e si è sempre fatto sotto, quindi a livello di personalità molto bene. Per me un filino di lavoro in più al corpo ci stava, e a volte mi sembra che non sia del tutto preciso con i colpi, però complessivamente in difesa molto bene e in avanti comunque bene, con ancora qualcosa però da sistemare secondo me. Sì, comunque progressi notevoli, ecco, direi che siamo tutti d'accordo su questi. E se contavi, come dicevi tu giustamente, che era fermo da un anno, e quello non è una cosa da poco, per me è un match da... vogliamo dare il voto? Diamo un voto. Io do 7 all'8. E io 7. Perfetto, okay. Siamo allineati più o meno. Quindi sono d'accordo col voto per Ivan Zucco. Torniamo un secondo al match per il titolo italiano che mi ha gasato, immagino tu a bordo ring, che l'hai visto impazzito. Stop giusto, tu che eri lì? Sì, tutta la vita giusto, perché Russo è... Lui si è rialzato, ha un carattere infinito, un cuore da leone davvero, un coraggio da leone. Però era da 2 round che ogni volta che veniva toccato vacillava. A volte vacillava anche senza prendere dei colpi, come se non avesse mai del tutto recuperato dal primo atterramento. E l'ultimo atterramento è stato pesante, perché è andato giù quasi in avanti, no? Quasi di faccia. E sì, si è rialzato, però era forse il terzo atterramento che subiva. Forse il secondo, terzo in totale, però il terzo in totale, per me sì, perché sarebbe stato questione di poco dal mio punto di vista. È vero che uno così poi, se lo fai rialzare, magari mette il destro che lo incrocia, poteva succedere di tutto, però per me è stata una chiamata giusta. Sono d'accordo con te. Da casa, ovviamente, io ho la percezione da casa, secondo me era uno stop giusto perché stava diventando molto pericoloso il match. Non so come dire, cioè è un po' un controsenso, forse, visto che parliamo di sport da combattimento. Però, insomma, bisogna sempre considerare i potenziali danni che uno potrebbe anche ricevere da un combattimento così duro. Quindi io credo che sia stato giusto lo stop, anche perché è caduto molto male su quel knockdown, e come dicevi tu, barcollava già da parecchi minuti, quindi per quanto cuore da leone avrebbe comunque cominciato a combattere fino all'ultimo secondo. Inarrestabile, sempre pericoloso perché è molto potente, però Mazzone è stato più bravo. La cosa che secondo me ha fatto la differenza, Jack, è stato che Mazzone, che era quello in realtà dei due molto meno potente sulla carta, perché io ho detto a inizio telecronaca, record bugiardo, ci sono 2 sconfitte. È vero, che, l'hai detto, sì. Una è un furto, l'altra si può parlare, però da subito è stato lui a proporsi, ad attaccare, a mettere le mani,
E questo secondo me è stato fondamentale, questo tipo di atteggiamento, perché un pugile come Russo, se tu gli dai l'idea di essere un po' impaurito o comunque intimorito, ti asfalta, perché ce l'hai sempre sotto, non, insomma ti schiaccia dopo. Quindi Mazzon per me il match l'ha vinto a livello di atteggiamento già nel primo round, quando ha fatto vedere di non avere paura, partito benissimo, e di attaccare lui. E forse lì Russo si è trovato un po', infatti quando è tornato all'angolo dopo il primo round a me sembrava un po' stupito dell'atteggiamento di Mazzon. E sono contento del match, sono contento anche a livello personale per Mazzon. Mi spiace per Russo, spero che possa rifarsi. Sono contento per Mazzon perché ho seguito tutto il suo percorso da quando era dilettante. C'è un ragazzo che secondo me ha sempre avuto talento, e io vedevo i suoi sparring che faceva delle azioni stupende già da dilettante. Non so, è sempre stato anche disciplinato, quindi un grande lavoratore, talento c'era. Mancava probabilmente, non lo so, un ingrediente in più che ha trovato insieme a Giacobbe, ma non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista per me della mentalità. Cioè aveva 2 su 3, con Fragomeni ha fatto quel passaggio in più e adesso secondo me ci farà divertire. Comunque pazzesco il fatto che io ho perso il conto dei match per il titolo italiano veramente spettacolari, tanti, intensi nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni. Anche Zucco Capuano era stato bello, per Zucco esempio. Capuano era stato bello, ma ce ne sono tantissimi. L'ultimo che ha fatto Esposito era stato bellissimo, tanti, cioè, cosa, sembra Cavallucci, quasi forse quello era ancora prima. Loriga, possibile che abbia fatto 2. Anche quello era stato spaziale, anche quello era stato spaziale, mamma mia. Quindi ripartiamo dal titolo italiano, sì, che, come dice sempre Ale, no? Ale Duran dice sempre: ripartiamo dal titolo italiano, onoriamo il titolo italiano e vedrete che i pugili daranno qualcosa in più che poi li può far notare, gli può far imparare tanto anche da match del genere, che diventa match veri e duri. No, ma tanto meglio perdere un match per l'italiano come quello di Russo e Mazzon che vincere 5 match con i collaudatori dell'est. Cioè, che ce frega noi del collaudatore, con tutto il rispetto per il Nicaragua, per la Croazia, per la Serbia, però ci portano a volte dei pugili che sono dei sacchi. Sì, non li vogliamo. E va bene magari i primi 3 match pro, che devi prendere le misure, passare magari dal dilettantismo al professionismo, però a un certo punto bisogna spiegare le ali, iniziare a volare in modo autonomo. Il titolo italiano dimostra che è il gradino perfetto per spiccare, prendere il volo e fare un bel viaggio. Io dico sempre, punto di partenza per una grande carriera, al tempo stesso traguardo, perché se lo vinci, contando che magari parti 10 anni prima da dilettante, è già una bella pietra che metti nella tua strada. E come? Nico, allora, l'ospite non è ancora arrivato. Dove è andato? Non lo so, secondo me visto il soprannome potrebbe essere in qualche savana, in qualche giungla a cercare la preda. Ma lo sanno gli amici? C'è o è sappiamo, una... sì. No. So di prove già fatte, tutto a posto. Ok, no, ma il Giaguaro è sarà in palestra ad allenarsi, adesso arriva, state tranquilli. Però giusto per dare magari un contesto di quello che poi ne riparleremo anche dopo, eccetera. Però sabato c'è il ritorno di Anthony Joshua contro Franklin alla O2 Arena di Londra e abbiamo appunto anche Matteo Signani che dovrà difendere il titolo europeo dei pesi medi dall'assalto di Felix Cruto. È il Giaguaro che assalta di solito, non è? Invece qui assalta Cash, prova ad assaltare il Giaguaro. Esatto. Però vediamo, sì, quello lì è... Nella scaletta ho visto che è il match per arrivare a Joshua, cioè prima di Joshua c'è il gigante di Ipswich, Fabio Wardley. Mamma mia, Fabione Wardley, impazzisco per Fabione Wardley. Ti piace te Wardley? No, questo è un bel match, stilisticamente non mi fa impazzire, però caspita, quando ti tocca ti frantuma. Sì, tipo Joyce giovane. Esatto, sì. Esatto. E prima di loro, quindi il terz'ultimo match, il co-main event, visto che Wardley... il co-main event è Signani con Cash, che è un po' il match della vita, dai, perché comunque visto la riunione, quella di Joshua. Mamma mia, stiamo 20.000 spettatori, magari poi sono 19, ma comunque siamo lì. E l'avversario è un avversario... Duro. Ma non impossibile, e dopo ne parleremo con lui. C'è un avversario che secondo me è un gradino sotto il livello mondiale. Un avversario che adesso deve fare la semifinale. Se vince, farà con Emma Williams la semifinale mondiale. Che è nella stessa card, Austin Williams. Esattamente, quindi
si parla di un pugile molto forte, molto duro, molto lanciato anche, e forse è il, anzi senza il forse, per me è l'avversario più duro che affronta Signani in tutta la sua carriera. Ne ha affrontati lui, perché ha affrontato De Carolis, ha affrontato Blanda, sì, ha affrontato chi ha affrontato poi? Oddio, fammi pensare. Beh, l'ultimo match con Presto, ha fatto Presto due volte, un KO pazzesco in quel Bassir in Francia, però ecco, Cash secondo me, anche perché quando ha affrontato Signani, De Carolis, scusate, quando ha affrontato De Carolis, Giovanni era inizio carriera, poi Cash di oggi è un pugile completo, quindi secondo me è l'avversario più duro che va ad affrontare Matteo. Poi lo voglio chiedere a lui. Esatto, sì, aspettando che arrivi, dovrebbe arrivare credo tra non molto, a momenti, per appunto chiedere a lui. Intanto parliamo magari appunto di Joshua, dell'impegno che lo attende, che incombe sulle sue spalle, che pesa tanto sulle sue spalle. Sì, quello sicuro, ma lì c'è poco da dire, Jack. È o bianco e nero, nel senso, o luce e buio, o il dualismo. Ma io no? Te la metto ancora o tutto più, o niente. Te la metto ancora più terra-terra. O si rilancia o si ritira. Sì, no, per me sì. Sono d'accordo. Cioè, se perde con Franklin a questo punto della carriera sarebbe la quarta sconfitta negli ultimi sei match, la terza sconfitta di fila e soprattutto la prova provata che non è di un certo livello, perché Franklin è un buon pugile ma non è un campione. Esatto. Quindi, secondo me è proprio quello il punto, che Anthony Joshua è il mega favorito di questo match. Franklin ha fatto un match di buonissimo livello, forse l'aveva anche vinto in realtà con Dillian White, linea, comunque dai. Tiratissimo, anche se poi il verdetto è andato a Dillian White, però ecco, era Franklin contro Dillian White, che sono un gradino sotto quello che era Anthony Joshua fino a un anno e mezzo, due anni fa. Quindi perdere... No, lo deve perdere, scusa... Perdere con Franklin è proibito per Anthony Joshua. Sì, ma lo è un risultato non consentito. E in più lo deve battere bene. Ecco perché la pressione. Perché Joshua non può limitarsi ad avere l'obiettivo vittoria. Deve vincere bene. Non vuol dire per forza per KO, ma se arriva ai punti deve dominare completamente. Anzi, ti dico la verità, secondo me se non lo mette KO è già un po' una delusione. Giusto perché so che Anthony ci ascolta sempre e che è un amico, e volevo mettergli un scrivici po' di pressione in chat, in più. Anthony, scrivici in chat, AJ. Volevo caricarlo un po' di agitazione in più, però deve vincere bene per forza. Adesso non ci sono più scuse, il treno è deragliato, infatti era proprio quello che stavo per dire, è cambiata la percezione nei confronti di Anthony Joshua. In realtà va detta questa cosa proprio a onor di cronaca: Anthony Joshua ultimamente in Italia da sempre è sempre stato mal visto Anthony Joshua. Ma perché c'era la storia delle Olimpiadi, esatto, perché c'era questo strascico delle Olimpiadi, del verdetto eccetera. La realtà è che Anthony Joshua è stato un ottimo peso massimo, che ha battuto grandi pugili dei pesi massimi, che era arrivato in modo super legittimo e in modo super meritato al traguardo delle tre cinture mondiali su quattro. Però è cambiata la percezione, perché con quelle sconfitte con Usyk e con la sconfitta con Ruiz sembra che il pubblico piano piano si sia sempre di più allontanato da lui. Ma questo anche in Inghilterra. E infatti io ho guardato il sito del botteghino, no, dove si comprano i biglietti per l'evento. Ragazzi, per il match di Joshua con Franklin ci sono tuttora i biglietti. Anzi, se volete andare a vederlo a Londra, No, prendete... non state qui a vederlo su DAZN con noi. No, non andate alla Autoarena, mi dispiace. No, state qui a casa. Ma no, scusa, a Roma, Milano, no, Napoli. No, io invece qua dico di no. Oltre a vederlo su DAZN, quello lo tenete sul telefono, però dentro la OCU, così vedete su DAZN, okay. Ma ti fate anche il Jaguaro dal vivo. Giusto. Forza Jaguaro, proprio striscione, forza Jaguaro. Giusto, ma lì però prendono DAZN inglese, non ci siamo noi a commentare, eh. No, dai, no, inventiamoci qualcosa. Troviamo una soluzione tecnica. Però ti dico la verità, Jack, non è neanche il pubblico che si è disaffezionato per caso. C'è anche un altro elemento, secondo me, che... Scusate un attimo. Un secondo, no, Alte. C'è proprio time out, in time cuffia, out. Un time problema out. Tecnico, arriviamo subito. State time out. 20 secondi, poi ci siamo.
Oh, eccoci qui. Siamo tornati. Scusate. Era il primo time out del nostro Ready. Sì, sì, nella storia di Ready to Rumble. No, ma questo, niente, niente di che, però ho sentito il Jaguaro. Abbiamo sentito il Jaguaro e ha degli impegni in palestra con la, insomma, con le rifiniture, quindi non riesce a esserci. Peccato. Sì, perché avevamo tante cose da chiedere. Domande, esatto, però nulla però, ci sta, perché poi quando arrivi sotto, dopo c'è mille cose... cose da fare, anzi lo salutiamo tanto e lo aspettiamo a questo punto alla prossima volta, assolutamente. E no, allora tiriamo dritto con Joshua, magari vediamo la chat, allora se visto che abbiamo un po' di tempo extra a questo punto, scatenatevi, guarda, nei commenti. È vero, fateci un po' di opinioni, considerazioni. Joshua, mica Joshua, vince Joshua, perde Joshua. Ah, poi dobbiamo parlare anche di quello che potrebbe accadere dopo, però prima leggo così al volo la domanda di Grzleto che dice: ma Usyk quando è che lo vedremo combattere? Ma allora io sono indignato. Tyson Fury. Io mi vergogno per Tyson Fury. No, lo dico, non me ne frega niente. Io dico la verità, per me questa cosa è gravissima. Cioè è gravissimo che Fury tenga in ostaggio questa cintura che è tutto sommato la più prestigiosa di tutte. È assurdo che continui a fare delle pretese, ad avanzare delle pretese che sono fuori da ogni logica. Ora è chiaro che io non ho la bozza del contratto in mano, ma nell'ambiente si sa benissimo che continua a sparare più in alto. E Usyk gli è andato incontro su tutte le richieste. È partito che era 50-50, voleva Usyk. Poi si è fatto andare bene il 60-40. Poi a quanto pare si è fatto andare bene anche il 70-30. Adesso non so che cosa voglia di più Fury. Poi ci sono delle questioni anche sulla clausola di rivincita. E sono tutte problematiche che a quanto pare, poi la certezza non ce l'abbiamo perché la bozza del contratto, questa non è la bozza del contratto, questa è la scaletta nostra. Stavo per firmarlo, penso a te. Ma tu al posto di Usyk, piuttosto dici io. Unifichiamo qualcosa. No, è una brutta situazione, perché Fury sicuramente è la parte forte a livello contrattuale e da volpone qual è cerca di farla valere, però a un certo punto se tiri troppo la corda poi la corda si spezza, e se la corda si spezza e non si fa l'unificazione ci arrabbiamo tutti noi appassionati, e non mi interessa vedere Fury contro nessun altro che sia Usyk, quindi qualsiasi match dovesse fare non mi interessa. E questa situazione di stallo totale provoca frustrazione, e lo percepisco ad esempio dal commento di Marco che dice: i pesi massimi la categoria più inutile in questo momento. Il fatto che non si muove, non si muove la situazione in alcun modo, anche perché poi Fury ha fatto il quarto match inutilissimo con Chisora, magari Usyk e Joshua hanno anche tenuto impegnata un po' troppo la scena per le rivincite che sono arrivate anche abbastanza distanti tra loro. Infatti io ti dicevo prima, uno dei problemi secondo me di Joshua, al di là del fatto che ha perso 3 degli ultimi 5 match, è che negli ultimi 5 anni ha fatto 5 match. Quindi se tu perdi con Usyk e poi, esempio, batti White e poi batti Joyce e poi perdi con Usyk, la gente secondo me non ti abbandona. Perché tu in un anno e mezzo gli hai dato 4 match, vincendone 2, perdendone 2, ma ci sta. Invece il problema è che hanno fatto un match ogni anno e che se quando perdi... No, adesso per esempio non vince un match da 2 anni, più di 2 anni. Perché l'ultimo l'ha vinto con Pulev dicembre 2020. Il Cobra, questa se la ricordano quelli che hanno seguito le prime puntate di Ready to Lacrimuccia. Cobra da lacrimuccia, però se tu non vinci un match da 2 anni è normale, e ne perdi 2, è normale che la percezione un po' cambi. Non è colpa di Joshua, non è colpa nemmeno del promoter, lì è proprio il sistema box che a quei livelli, quando girano quelle cifre, diventa un problema da gestire. Si muove come una ruota, immaginate una ruota meccanica che va lentissima. E bisogna fare sì che poi tutti gli ingranaggi però siano ben coordinati, oliati, altrimenti... Però Fury, secondo me, stavolta non ha scusanti. Per me. Poi, dopo, ripeto, il contratto noi non ce l'abbiamo, ma la sensazione sia che Usyk sia andato incontro su ogni aspetto e che lui continui a... Poi non ha cioè per me non è un fatto che ha paura di perdere. Io, per me quel match, se lo dovessero fare, Fury lo vince bene, anche nettamente, per come la vedo io. Secondo me è proprio un fatto di fare la prima donna. Non so dirti diversamente, Jack. Non penso che abbia paura, però non lo vuol fare a quelle condizioni. Torno un attimo sul match. Matteo che dice: occhio a Franklin, mi sembra troppo sottovalutato. 21 vittorie, 14 per KO. Certo, non con dei fenomeni, però
Vediamo anche come regge la mascella di Joshua, che è il suo tallone d'Achille in alcuni momenti. Sì, anche se Franklin non è molto potente, cioè i 14 KO, se vai a vedere bene, magari vai su Box Rec, guardi con chi li ha fatti con pugili che spesso perdono KO. E con Dillian White ha messo tanti colpi puliti, però White non è mai andato in crisi. E White come mascella non è una via di mezzo, no? Cioè, sì, subisce un sacco di montanti, però il resto lo tiene molto bene. Però cioè, se fosse così insidioso Franklin, penso che con i almeno 50 colpi puliti che ha messo, una volta lo poteva far vacillare, no? E invece non è successo. Quindi secondo me Franklin non è che proprio è leggero, picchiotta anche lui, però non è, insomma, non è devastante. Picchiotta. Sì. Comunque, io riflettevo su una cosa. Che Anthony Joshua, alla fine delle finite, per la classe di peso in cui è, non è mica vecchio. Ha 33 anni Joshua, Usyk ne ha 34, Fury credo anche 34-35. C'è gente anche Joyce come... è vicino a 40, c'è Ortiz che ne ha 40, ma Ortiz ne ha 62. Jack, ma cosa dici? No, comunque, ecco, tutto questo per dire che comunque, volendo, il tempo per rifare una scalata Anthony Joshua, volendo ce l'ha, volendo ce l'ha. Manca la materia prima per fare la scalata, Jack, perché se vince con Franklin cosa fa? Cioè, voglio dirti che secondo me, se vince con Franklin, si torna subito a parlare di Fury. No, ah, non è che c'è una via di mezzo. Cioè, torniamo allo stesso discorso dello stallo totale. Ti dico, secondo me la scalata è quando tu... Zucco può fare la scalata. Cioè, batte Brown, poi magari affronta De Carolis per l'Europeo, passi, poi magari fa un match internazionale, poi fa la semifinale mondiale, poi fa... Quella è una scalata. Cioè, Joshua, secondo me, è in una posizione dove se vince con Franklin, sì, può esserci il gradino intermedio White. Magari un match ancora, ma poi subito o Fury o... Usyk 3 per me non ha senso. No, Usyk 3 non ha senso. Quindi Fury, basta. Non è che ci sono tante alternative. No, io invece... No, o Joyce, non lo so. Io la vedo diversa. Io vedo... Non vedo un Joshua che battendo Franklin viene subito rispedito per un titolo. Sì, forse l'ipotesi Fury. Però il fatto che Joshua Fury sembrasse fatto e poi è collassato su se stesso, come ormai tutti i match importanti che riguardano Tyson Fury... Non mi fa tanto ben sperare sul fatto che possano trovare un accordo in futuro, ecco. Quindi io credo che invece Anthony Joshua avrà almeno un altro match prima di reclamare un titolo, comunque un mega match. Quale match? Non lo so. Una trilogia con Andy Ruiz, però io voglio vedere Anthony Joshua confrontarsi con altri pugili. Sì, c'è per me Dubois, ha... c'è Joyce, c'è Hargovic. C'è Big Bang Zhang! Sì, però, sì, virgola, però, no, ti dico, il terzo con Ruiz a distanza di, a questo punto, sarebbero 4 anni dal secondo, potrebbe avere senso, potrebbe... La trilogia vende sempre bene. Però è anche rischioso. Vogliamo parlare di Wilder? Rischiosissimo, rischiosissimo. Prendiamoci i rischi. Io se da appassionato lo voglio vedere, esatto, però da promoter no, se però. Se non c'è un titolo in palio, vado col picchiatore più devastante degli ultimi 20 anni, non lo so. Sì. Non lo so, anzi forse lo eviterei. Però un match che vorremmo vedere. Sì, no, fai tutti i nomi. Ergovic a me non piace, ti dico la verità. Zhang ha un colpo solo che è il diretto sinistro, per il resto 2 gradini sotto. Quindi per me, allora sono d'accordo con quello che dici tu, che non è che se batte Franklin arriva subito Fury, anche proprio per le difficoltà nell'organizzare con Fury a livello proprio contrattuale. Però mettiamo anche che vince con Joyce e dopo deve arrivare Fury, cioè qui non è che ci sia tanto tempo da perdere, a meno che non arrivi un peso massimo in America che nel giro di un anno e mezzo vince 4 match ad alto livello, però non vedo ricambio, quindi sono sempre loro alla fine. Questo è vero, si fa una gran fatica ad avere il ricambio generazionale ai pesi massimi, e è vero, e leggo il commento di Marco che torna a quello che stavamo dicendo prima sul fatto della percezione di Anthony Joshua. Porta un dato, io a questa roba onestamente non ho mai fatto caso, però dice, guardate i profili social di AJ e dice, a nessuno importa più di lui perché è passato a fare 500.000 mi piace sui suoi post, video, eccetera, a 50.000 a stento. Okay, cioè è uno calcolato. Zero in meno, questa roba non l'ho mai notata, sinceramente. Allora... Però è un buon specchietto. Sì, può essere ed è interessante, ma credo che in questo punto della sua carriera, francamente, Jack se ne deve fregare dei biglietti venduti e dei mi piace su Instagram.
l'unico obiettivo è battere bene Franklin, e se lo batte bene vedrai che tornano i mi piace su Instagram e torna il tutto esaurito nelle arene. Quindi, come al solito, e di questo ti fa anche capire che i followers, ok, arrivano se ci sono i risultati sportivi. Questo sempre. Quindi prima il risultato sportivo, poi come conseguenza i follower, non viceversa, sennò si fa una grande confusione. Questo sempre. Ma e se invece Joshua perde, tu dici ritiro, e lo penso anch'io, sì. Ma Franklin? Lo mandiamo subito per il titolo? Secondo me invece in questo caso Guarda, ma vuoi vedere che se per caso vince Franklin, Fury gli fa il contratto il giorno dopo. Ah, è vero. Perché tanto rischio zero. È vero. Rischio, cioè Fury-Franklin è un match che sportivamente non ha senso. Può aver senso se Franklin batte Joshua, però non lo vincerà mai con Fury, troppo più basso, troppo più corto, non è potente, non può impensierire. No, magari Franklin al momento può essere un gradino sopra Cesora, che è un po' alla fine, a livello abbiamo visto esatto di Dillian White. Già se mettessi Franklin con Zhang o con Ergovic, per me sono lì. Sì. Con caratteristiche completamente diverse. Sì, però generale, a livello medio, tecnicamente, non siamo troppo lontani da lì, certo. E Grzleto scrive, vogliamo vedere Wilder contro AJ. Anch'io. Sì, ma da anni, perché lui ormai è da... Wilder ha vinto 8 anni che sì, va avanti. Sì, bravo, perché Wilder ha vinto il WBC nel 2015. Joshua è diventato campione con Klitschko nel 2017 o 16. Aveva vinto con Martin il titolo IBF 2016, quindi comunque da 7 anni che questo match lo vogliamo. E dopo una cosa o un'altra non è mai successo. Dopo si danno la colpa a vicenda, come al solito, però esatto. Per me il Wilder dei giorni d'oro, ti dico la verità, vinceva KO. Però è un'idea mia, non sono sicuro, ecco, una sensazione. Cosa? Il Wilder dei giorni d'oro, sì, per me avrebbe vinto per KO contro Joshua, perché è una ferocia tale per la quale già dal primo round ti aggredisce, ti mette il colpo giusto e per me sarebbe andata così. A meno che Joshua non avesse trovato un incrocio al momento giusto, allora andava giù Wilder. Però per me, per quello che era Wilder, anche molto sottovalutato dal profilo agonistico dagli appassionati, perché è vero che tecnicamente è veramente rudimentale, però è altrettanto vero che vince chi rimane in piedi, alla fine lui è sempre quello che rimane in piedi, sì, tranne con Fury. Quindi secondo me adesso invece secondo me è un match veramente alla pari, perché Wilder dopo la trilogia con Fury, dopo le botte che ha preso, sì, c'è più che altro rimasto segnato forse 30, dal match. 39 anni poi, sai, no, 38, ha disintegrato 38. Elenius, però Elenius era 7 gradini sotto, secondo me. Anche lui era un bel pugile, ma 10 anni fa, Elenius. Esatto. Quindi, no, secondo me adesso sarebbe veramente rischioso per tutti e due, livellato, per quello lo vorremmo vedere. Il primo aprile, oltre a Joshua sul ring con Franklin, c'è anche... So dove vuoi arrivare. C'è anche un match importante in Australia che si vedrà su DAZN. A partire dalle 10 di mattina, ragazzi. Bella! Con la caffè latte, biscotti e Fabione Turchi. Fabione Turchi, qua con noi su DAZN. Non adesso, attenzione, sabato. Abbiamo un ospite bis, perché non è così. Ce l'abbiamo sabato mattina a partire dalle 10. E in un match che secondo me è... non voglio dire come Joshua rilancio o ritiro, però insomma poco ci manca, cioè, questo match molto importante. È l'occasione per rilanciarsi, e se va bene insomma torna ad essere uno dei nomi quotati quantomeno in Europa nei massimi leggeri, e se va male invece è un problema, bisogna anche dire questo. Sì, no, per me questo è un match quasi crocevia per la carriera di Fabio Turchi, nel senso che quella sconfitta con Riakpor fa ancora male. E Riakpor però abbiamo capito, anche vedendo i suoi altri match, che è qualcosa di un'altra categoria, quasi mi viene da dire, no? Cioè sembra veramente un predestinato. E quindi serve una vittoria su... Si chiama Masson, giusto? Floyd Masson. Masson, sì. Alla francese. Ho sbagliato la pronuncia. Floyd Masson. Una vittoria su uno come Floyd Masson, che è stato campione in Australia, che è imbattuto, può comunque rilanciare... la crei Fabione, ridargli fiducia, che secondo me è quello che serve tanto in questo momento dopo una sconfitta come quella con Riakpor, giusto? E poi vabbè, c'è in palio il titolo IBO, è un titolo mondiale, come si suol dire, secondario,
No, ma non è tanto quello. Infatti, l'importanza del match non è quella. L'importanza del match è il fatto che è tornare... la grande speranza di rifarsi a livello proprio mondiale. Sì, anche, sì, secondo me. Tornare di rilievo. Sì, allora, non è un match... Allora, il livello mondiale per me è quello di Riakpor, di Okoli e di quei pugili di Usyk nei massimi leggeri fino a che non è passato nei massimi. Quello è il livello mondiale. Il fatto che qui ci sia il titolo IBO mondiale in palio non toglie il fatto che ci sia ancora un ulteriore gradino da fare per arrivare a livello mondiale. Questo te lo dico con la massima sincerità. Però è un match che se Fabio dovesse vincere in piena trasferta contro un pugile che secondo me non è un fenomeno, però gioca in casa ed è un buon pugile, dimostrerebbe che Fabio Turchi può ancora dire qualcosa a livello importante. Secondo me, ripartendo in caso di vittoria dall'Europa, con anche la fortuna che nella sua categoria in Europa non ci sono tanti pugili. Quindi è veramente un rilancio se dovesse vincere, perché magari torna qui e si rifà l'europeo. Perciò è una grande opportunità. E secondo me è un'opportunità che può cogliere, perché Mason, io ho visto anche dei filmati, ho visto un match con un certo Flanagan, che è un duro, però un pugile limitato, è andato giù Mason, si è rialzato, ha fatto una battaglia, ha vinto di un pelo perché gli è andato majority decision, ma con un pugile che per me è inferiore a Fabio. Quindi secondo me ha davvero una grande possibilità. Spero che se si va alla fine del match i giudici facciano le cose per bene. Certo, perché in Australia guarda, ti ricordi Pacquiao con Jeff Horn? Sì, beh, quello ha fatto discutere veramente tantissimo, quello super controverso. Io spero che Fabio possa vincere per KO e spero che se invece si arriverà alla fine ci siano dei giudici corretti, ci sia equità. Esatto, sì, esatto. Sì. Leggo un commento. Vamos. Di GR Gig. Ma c'è qualche italiano che può essere veramente rilevante a livello mondiale? Chiede GR Gig. Ma dipende se tu intendi in quale categoria, in futuro, nel presente. Allora, secondo me... Credo che intenda nel presente, perché c'è allora, qualche italiano. Onestamente, nel presente no. Anche secondo me. No, secondo me in questo momento no. Siamo... Cioè, per il livello mondiale noi intendiamo quello che ha detto Nicolò poco fa, quindi... veramente i 3-4 pugili più forti del mondo in questo momento. Sì, l'Italia intendi, non è. Intendi Canelo, intendi gli Usyk, intendi anche, non so, i Benavidez che ha vinto con Plant, intendi i Jesse Rodriguez, intendi quei pugili, quei campioni. Sì. Quelli sono campioni, secondo me, al momento, ma non secondo me, obiettivamente al momento nessuno può andarsela a giocare con quei pugili dei nostri italiani. Però in prospettiva futura qualche speranza c'è. Abbiamo detto che dei prospect ci sono. C'è lo Russo, vero. C'è Magnesi, c'è Zucco. Un po' c'è Sarchiotto molto più avanti, perché adesso è veramente inizio carriera, ma fa delle cose ottime. Lì è ancora presto per dire, perché siamo ai primi 7-8 match, no? Però qualcosa si sta muovendo, ecco. Ma nel presente per me... Nel presente non abbiamo ancora la materia prima, diciamo, magari, abbiamo speranze per il futuro, ecco. O magari Turchi, se vince con Mason, se vince l'europeo, se lo difende poi due volte, può arrivare a competere per il mondiale. Poi dovrà essere bravo lui a dimostrare di potercela fare. Poi teniamo comunque gli occhi aperti sulla situazione, nel senso che in realtà in questo momento ci sono... un bel po' di pugili italiani che hanno o combatteranno per il titolo europeo, alcuni, anzi tanti, per il titolo in Unione Europea. Quelli lì sono gradini importanti, sono anche cartine tornasole che ti possono far capire se la si può giocare anche a un livello superiore, no? E spesso proprio il titolo europeo, se lo difendi magari un paio di volte, tre volte, quattro volte, poi si trasforma in un biglietto per una chance mondiale. Quindi teniamo d'occhio magari soprattutto la scena europea, cioè la scena titolata europea, e vediamo da lì cosa salta fuori per i nostri connazionali. Secondo me è un buon metodo per seguire quello che potrebbe accadere poi. Guarda, hai detto tutto tu, ci sono questi gradini intermedi, diciamo che tra il livello 0 e il livello 10 l'europeo, se fatto bene, può essere un livello 7, sì. Dopo manca, non è un livello 9, non è così. Dipende anche sempre ancora. Anche con chi balli. Sì, sì, può anche essere un livello 4, perché ci sono anche gli europei che sono brutti tecnicamente. Sì, sì. Però sono quei passaggi che, come dici tu, ti consentono di capire chi ci può davvero sperare. Oh, poi, secondo me, una cosa che a volte ci dimentichiamo è che non è che per forza un pugile, per essere buono, deve diventare il campione del mondo.
Se uno può fare una grande carriera, può fare emozionare la gente, può farsi volere bene. Rosado. Sì, ma i Rosado, i Cisora. Cioè, quelli, già avere un pugile così, ma grasso che cola, eh. Firmiamo. Firmiamo, dove si firma? Qua, sulla scaletta si firma. Sì, sì, no, ma hai detto una cosa molto vera che tra l'altro citiamo spesso, soprattutto quando combatte Rosado, appunto, Cisora. Però è vero, diciamo spesso, non sarebbe per forza diventare il Canelo, il Benavidez, il... Cioè, per esempio, la superstar, no, della situazione. In Italia, secondo me, il pugile più rappresentativo ancora oggi è Giovanni De Carolis. Sì, sono d'accordo. Giovanni De Carolis ha vinto una cintura mondiale, quindi in realtà ha raggiunto un obiettivo pazzesco. Più di quello di Rosado, no? Sì. Però se guardi il record, è simile a Rosado. E gli si vuole bene non tanto perché ha vinto il mondiale in Germania, ma proprio perché... Per quello che rappresenta. Per quello che rappresenta, per i match che ha fatto, è andato con Abraham fuori, è andato in Inghilterra fuori... Se è sempre giocata con tutti, ed è per quello che gli si vuole bene, no? Quindi per me non c'è bisogno di avere il campionissimo, basta avere un pugile vero, duro, che ci dia dei grandi match, e noi siamo contenti così. Assolutamente. Cioè, io sì. Però non so, gli amici, se ci volete scrivere. Però poi, noi lo vogliamo un campione, ma se al momento non c'è, vogliamo vedere dei bei match. Esatto, poi da bei match vedremo quale sarà il bel pugile, e dal bel pugile magari avremo un bel titolo. Ti piace giusto, come per fare l'albero ci vuole, no? esatto. E quindi aspetta, ricapitoliamo un attimo. Alle 10 di mattina è Turchi contro Mason. Sì. E a che ora inizia invece la card Joshua Franklin? Alle ore 20 Urca, okay. Sabato sera, quindi 10 ore dopo Saturday night Fever, sì, Fever, esatto. Fever. Quindi c'è Turchi, stavo dicendo c'è l'antipasto, no, c'è già un grande evento per Turchi, noi lo sentiamo, è importante, c'è uno dei nostri ragazzi protagonista, quindi da seguire assolutamente. Poi l'orario è propizio perché uno si è appena svegliato e facendo colazione guarda il match, e poi a partire dalle 20 c'è Joshua con main event. Se tu intanto leggi qualche commento, io prendo la scaletta e vi posso dire anche il main a che ora è, perché è arrivata prima. Guarda, qua c'è un commento, sì, di un paragone con le MMA, quindi magari tu non coglierai del tutto, magari sì, magari questo lo conosci. Dai, mettimi alla prova. Dice Luca, dice Giovanni De Carolis come Cowboy Cerrone, che non so sai chi è, però è uno un po' come Giovanni. Lo conosco, però non, che accetta sempre i match comodi, comunque se le giocate a livelli più alti, eccetera eccetera. Allora, Joshua, guarda, qua tutto in diretta, sì, sì, Nicolò, sì, è arrivata la card definitiva, volevo essere un po' più preciso sugli orari. Dici tutti i match, leggi tutti i match. Perfetto, si parte con il figlio di Ricky Hatton. Campbell Hatton! Alle 8 di sera italiana. Sta migliorando Campbell Hatton, eh? Sì, piano con i suoi tempi. Sì, con i suoi tempi. Beh, non sembra un predestinato. No, però è vero che migliora. Però migliora. Però si vede che è un pugile operaio, perché se migliora vuol dire che, visto che il talento non è che proprio... No, ce ne fa tantissimo. Fai i compiti. Sì, sì, sì. E poi Emma Williams contro River Wilson alle 8. Anzi alle 9 italiane, scusate, poi okay. Alle 10 italiane abbiamo Cash Signani, 11 italiane abbiamo come event Wardley contro l'americano Michael Polite Coffey, che è forte, io lo conosco, l'avevo visto, non mi ricordo più contro chi, però due match, e se non, con Johnny Rice che poi ha fatto con Vianello, esatto. Ed è un bel pugile. E poi il main event è alle 11:30 italiane. Cioè, quindi, raga, vi abbiamo dato pure la scaletta con gli orari in anteprima esclusiva. Ready to Joshua Rumble. Sale sul ring alle 11:30 italiane. Oh, però quindi ci seguite dalle 8. Esatto, esatto. Però sapete tutti gli inizi, più o meno, poi dipende anche dai knockout, la roba lì, dei match. Quindi sapete tutto, raga, appuntamento doppio allora questo weekend. Turkey Mason e poi la card di Joshua Franklin diretta dalla O2 Arena di Londra. Questa, se mancate, proprio non vi vogliamo più vedere neanche qui a Ready to Run. No, scusa Jack, però c'è Fabio Turchi. È vero, e c'è Anthony Joshua. Hai ragione. Cioè, dai, ma io so che tanto chi ci segue qui non se li perde. No, assolutamente, assolutamente no. Ragazzi, non fate scherzi. Non fate scherzi. Ci vediamo sabato. Ragazzi, appuntamento anche a Ready to Rumble, poi settimana prossima. Sì, così parliamo anche di quello che sarà successo, perché di sicuro c'è, ecco lì c'è il, come possiamo chiamarlo Jack, il processo al match. Dai, esatto. La butto lì così. Il processo lì del martedì. Parola d'ordine, polemica. Ragazzi, un saluto a tutti. Ciao, os. Ciao ragazzi.